siamo tutti sullo stesso piano, nel senso che quando usiamo delle parole e degli argomenti ci intendiamo, perché spesso parlando di identità, e un po' me l'ha confermato Suor Talcisia riferendomi della breve discussione che c'è stata a dicembre, si rischia di parlare come tra sordi perché ciascuno intende una cosa pensando di dialogare con gli altri, in realtà non sta dialogando, sta solo confermando ciò che pensava in precedenza. Se dovessimo parlare di Taormina, molti penserebbero a qualcosa che Taormina è. Taormina è quel che è, questo dà la sua identità. Purtroppo, ahimè, per chi si occupa di questi problemi, le cose non sono così semplici. Vorrei partire, proprio per darvi un'idea, dal significato della parola, il termine. Il termine identità, che come voi sapete viene dal latino, è un termine molto ambivalente. Mi verrebbe di dire ambiguo. Dico soltanto ambivalente. Per un verso significa essere identico a qualche altra cosa. L'identità è proprio la somiglianza tra due cose. Anzi, è qualcosa di più della somiglianza, è la perfetta coincidenza tra due cose. Nello stesso tempo, però, noi usiamo la parola, il termine identità, che viene da idem, la stessa cosa, la medesima cosa, in senso totalmente opposto, e cioè dire tutto ciò che caratterizza una cosa e che la differenzia dalle altre. Perché se non fosse così, non potremmo parlare di identità. Questa ambivalenza del termine non è soltanto un'ambivalenza della parola, non è un fatto puramente nominalistico, è legato proprio al concetto stesso di identità. Per darvi un'idea della complessità di questa ambiguità o ambivalenza, vi faccio riflettere su due parole che qualche volta vengono utilizzate in forma, come dire, indifferenziata, come se significassero la stessa cosa, in realtà significano due cose completamente diverse. Avere un'identità, per esempio, avere una forte identità è anche un'espressione di libertà, per esempio. Ma la libertà che cosa indica? Indica che io sono aperto in rapporto con gli altri. Potrei invece dire che una forte identità indica un principio di autonomia. Autonomia, cioè io regolo me stesso, il che ovviamente indica invece un principio che guarda proprio a se stessi e non agli altri. In sostanza, quella ambiguità della parola, e cioè dire essere in relazione con qualche altra cosa, o viceversa, essere totalmente se stessi, non paragonabile a nessun'altra cosa, permane anche quando io voglio applicare questo termine, questo concetto a qualcosa di più importante, come per esempio appunto i principi di libertà e di autonomia che non coincidono e che addirittura possono anche significare due cose completamente diverse. Infatti, anche nel linguaggio comune, quando noi parliamo così, senza bisogno di tante, non è che quando parliamo o conversiamo tra di noi, ogni volta stiamo lì a pensare ai concetti, al significato delle parole, parliamo liberamente, diamo per scontate tantissime cose. Bene, nel linguaggio comune noi concepiamo l'identità come un insieme di caratteristiche che rendono una cosa aderente ad una categoria. Come faccio io a dire che la mia identità, per esempio, è quella di un taorminese o di un siciliano o di un italiano o di un europeo? Vedete come cerchi concentrici la cosa si allarga. Poi potrei dire anche che faccio parte della categoria dell'umanità, perché ci sono tante cose che mi fanno somigliare
ai cinesi, ai bantu, ai cirochi. E non c'è dubbio che quando parlo di identità parlo di questa cosa, quindi parlo nel senso di essere uguale a un'altra cosa. E questo dà molto il senso dell'identità. Ma nello stesso tempo, sempre nel linguaggio comune, per identità io intendo esattamente il contrario, cioè qualcosa di originale, qualcosa di diverso da tutti gli altri modelli, qualcosa che è irripetibile. Non c'è dubbio che se dovessimo parlare della nostra identità personale, beh, noi siamo irripetibili dal punto di vista biologico naturale. Non esistono due persone identiche dal punto di vista biologico naturale, non esistono due persone identiche dal punto di vista storico-culturale, perché comunque ci sono vissuti che separano persino i gemelli omozigoti. Quindi vedete come sembra scontato che parliamo di identità, ma è un concetto estremamente fragile, estremamente leggero, che sfugge e che crea diversi problemi. Bene, per abbandonare il linguaggio comune e il significato delle parole e per riferirmi invece a ciò che, del quale io mi occupo professionalmente, io faccio l'antropologo culturale, vengo da un percorso sociologico, l'identità è qualcosa che fa parte, diciamo, è uno dei fondamenti dell'antropologia culturale, si occupa di identità, perché si occupa di diversità culturali, quindi inevitabilmente si occupa di identità. Bene, probabilmente proprio questa ambivalenza del concetto e della termine, così come lo utilizziamo comunemente, in qualche modo è stata la grande fortuna, ma anche la grande disgrazia dell'utilizzazione di questo termine proprio dal punto di vista scientifico. Perché in tutta gli studi antropologici che iniziano grosso modo a metà dell'Ottocento, quindi non sono sedimentati in secoli, hanno 150, 140 anni. Che cosa si voleva indicare con l'identità? Di volta in volta si utilizza identità culturale, identità etnica, identità linguistica, identità di genere, eccetera, identità sociale, per esempio. Una cosa è essere operaio, una cosa diversa è essere un lavoratore, un imprenditore. Dentro la società ci sono tante sfaccettature, per cui ciascuno di noi è composto di tanti diversi pezzi di identità, per cui ciascuno di noi, anche dal punto di vista culturale, è un soggetto assolutamente irripetibile, unico. Ma per poterlo studiare, analizzare, interpretare questo soggetto unico e irripetibile, non possiamo non utilizzare categorie che ci rimandano invece ai modelli più generali, per cui ciascuno di noi è come un operaio. Operaio non è, è una categoria. Come un italiano che parla la lingua italiana, come un siciliano che parla il dialetto o ha delle tradizioni matrimoniali o gastronomiche diverse da quelle degli altri, come tutte le altre donne per una donna, come tutti gli altri uomini per altri uomini, oppure no. Come vedete, quindi, permane anche dal punto di vista della sua applicazione scientifica questa continua ambivalenza del termine. Per definire un'identità io non posso rivolgermi soltanto ad una cosa, per esempio una comunità. Facciamo l'esempio di Taormina, no? Vogliamo sapere qual è l'identità di Taormina. Benissimo, non lo posso fare guardando e pensando soltanto alla comunità di Taormina, perché la comunità di Taormina è definibile in quanto fa parte di categorie più grandi, per esempio delle piccole comunità di alcune migliaia di abitanti, che sono diverse da quelle che vivono invece in città enormi, megalopoli di milioni di abitanti.
che viene da una tradizione contadina e pastorale, invece che venire da una tradizione di altra natura. Insomma, non posso non affrontare il problema dell'identità di una comunità se non utilizzando categorie per cui quella comunità somiglia ad altre, ma nello stesso tempo è irripetibile. Se ci volessimo fermare soltanto alla realtà italiana, abbiamo molte località turistiche che hanno grosso modo seguito il percorso di Taormina, perché quasi tutte le località turistiche, quelle più sedimentate, hanno grosso modo iniziato il loro turismo alla fine dell'Ottocento, comunque nella seconda metà dell'Ottocento, hanno seguito più o meno lo stesso percorso, sono state scoperte dagli stranieri, cioè tante cose che noi pensiamo essere parte esclusiva della nostra realtà, poi in realtà sono un percorso abbastanza comune, come quello per esempio della storia dall'antichità classica ai giorni nostri. Certo, poi ci sono differenze che la storia ha generato, noi facciamo parte della Magna Grecia, le località sul lago di Garda facevano parte di un altro mondo, ma più o meno siamo lì. Quindi anche, adesso introduco un altro concetto che forse vi lascerà un po' perplesso, i meccanismi di costruzione di queste identità sono abbastanza comuni e sono quelli di cui appunto l'antropologia si occupa. Bene, quindi questa parola, questo termine, questo concetto ha avuto un grande successo perché sembrava poter svelare, poter aprire con una chiave questo arcano che fa parte dell'uomo, e cioè dire l'uomo è caratterizzato da una cosa un po' particolare, è un animale, ma è un animale un po' diverso dagli altri. Un gatto cinese, se incontro un gatto taorminese, fraternizzano o litigano, hanno più o meno le stesse esigenze. Ma se un signore taorminese incontra un signore cinese, intanto ha il primo problema che, probabilmente non parlando la lingua, è difficile. Tenterà di fare dei gesti, poi scoprirà che magari quei gesti che per lui significano una cosa, per il cinese significano un'altra cosa. Come quando io sono andato in Albania, chiedevo una cosa, quelli mi facevano così, io pensavo non ce l'hanno, e invece così voleva dire sì. La stessa cosa in Africa, in alcune zone. Come vedete, questo mistero dell'uomo, io adesso non invado campi che non sono assolutamente miei, no, qui si tratta appunto dell'uomo sociale, giusto? L'uomo sociale ha questa stranezza che, pur facendo parte della stessa grande categoria dell'umanità, come i gatti fanno parte della categoria della gattità, se così posso esprimermi, però poi si caratterizza per tutta una serie di sue specificità che di volta in volta nel corso della storia o nella geografia, nelle diverse latitudini, si realizzano in forme assolutamente originali. Per cui noi ci sposiamo in un modo, ma in Etiopia si sposa in un modo diverso. Noi educhiamo i bambini in un modo, ma in altre zone del mondo lo fanno in modo diverso. Quindi, come vedete, gli antropologi si sono occupati dell'identità occupandosi della diversità. È abbastanza singolare. Ancora una volta torniamo a quella ambivalenza del termine.